Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, anche quest'oggi avremo una lettura molto breve. Leggiamo sempre al capitolo 3 del Vangelo secondo Marco, dal versetto 13 al versetto 19. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, ai quali diede anche il nome di apostoli, perché stessero con lui, per mandarli a predicare e perché avessero il potere di guarire le malattie e di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, cioè Simone, al quale mise il nome Pietro, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali pose il nome Boanerges, che vuol dire figli del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio d'Alfeo, Taddeo, Simone lo Zelota e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Quando parliamo di montagne c'è qualcosa di particolare, forse il panorama, non lo so, il silenzio, la prossimità al cielo, e sentiamo una differenza. Fu sul monte Moria che Abramo andò a sacrificare Isacco, e fu sul monte Sinai che Mosè ricevette la legge. Fu sul Tabor che Gesù fu trasfigurato davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, e fu sul monte degli Ulivi dove Gesù diede ai suoi discepoli il grande mandato prima di ascendere al Padre. Pertanto le montagne sembrano essere luoghi di preghiera, di guarigione, sono luoghi di rivelazione e sono luoghi di incarico. Durante la mia adolescenza, ogni qualvolta che mi trovavo su una montagna, sentivo questo avvicinamento particolare con Dio. Forse anche tu hai sperimentato lo stesso nella tua vita. Poi più avanti vediamo il cambiamento dei nomi di alcuni discepoli. In Luca sappiamo che ci sono circa 70 o 72 discepoli che lo seguono. Poi il gruppo si restringe di più ai 12 che vengono chiamati gli apostoli, ovviamente, è un gruppo ancora più intimo di 3. Se ricordate, sono Pietro, Giovanni e Giacomo, a cui è stato cambiato il nome. Vediamo anche nell'Antico Testamento, però, che Dio sovente cambia il nome di diversi personaggi, e forse lo fa per dimostrare la loro nuova identità e missione. Perché questi 3 favoriti, però? Per il loro zelo, il loro carattere, apertura mentale? Non lo so. Però in Apocalisse leggiamo che ci sarà data una pietra a tutti noi credenti, una pietra bianca con un nuovo nome inciso sopra. Ma nel frattempo, secondo Corinzi ci dice, se sei in Cristo, sei una nuova creatura. E io questo lo prendo quasi come se stessi ricevendo un nuovo nome in Lui. Come gli apostoli, Gesù oggi ci chiama però prima a seguirlo e poi ad andare ad annunciare la buona novella agli altri. Una riflessione. Come suoi seguaci non possiamo stare in disparte e guardare gli altri fare il lavoro di discepolato. Tutti siamo chiamati a essere suoi testimoni. Gesù, come hai chiamato i 12 a quel tempo, ancora oggi chiami ognuno di noi e vuoi quell'intimità da noi. Ti ringraziamo per la chiamata e fai sì che ognuno di noi che sta ascoltando questo programma abbia la volontà, il volere di dire sì, ti seguirò a qualsiasi costo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Come sempre ti auguro una buona giornata e in questo caso anche un buon weekend. Ci sentiamo lunedì. Ciao.